Segno 7, rubrica settimanale socio-religiosa in diretta. Bene, buonasera. Stasera abbiamo un titolo accattivante ma parecchio impegnativo, direi. Le stragi del 1944, che si allude a Cavriglia, insomma, al famoso eccidio, famigerato eccidio di Cavriglia del luglio del 44. Che cosa vogliamo fare stasera con i nostri ospiti? Che fra poco vi presenterò. Beh, non granché, perché i tempi televisivi non ce lo consentono, però insomma, ecco, devo fare un po' i fatti, la memoria di questi fatti, i documenti che ci hanno portato alla conoscenza degli eventi, tentare qualche approccio interpretativo, ma è difficile, il senso degli eventi nella prospettiva della storia umana, e questo è un po' un impianto un po' filosofico. E proviamo a vedere se con l'aiuto dei nostri ospiti ci riuscirà, ecco, a afferrare, non solo ricordare, ma afferrare il senso di quello che è successo e perché. Naturalmente vorrei uscire dalla retorica, magari è crudele dire questo, però insomma dalla retorica della memoria così, diciamo, spesso insomma, utilizzata, raccontare gli eventi sulla base della documentazione, cercare di capire la sofferenza, il perché, le dimensioni delle responsabilità, insomma, in pratica vedere questo avvenimento nella prospettiva della storia umana, che bene o male in qualche modo è sempre stata abbastanza simile. Quindi per questo argomento abbiamo due ospiti stasera. Accanto a me, lo presento, da destra, è inquadrato, sì, Emilio Polverini, che è un ricercatore, un testimone, una fonte storica, diciamo, invidiabile, perché effettivamente è un archivio vivente e autore di scritti sul tema. Ha un archivio ricchissimo, unito alla nostalgia per un mondo scomparso che lui ha vissuto da bambino, in cui il dolore e le ferite ancora brucianti hanno cementato il senso identitario della sua comunità. A sinistra, la regia, ecco, lo inquadrano, è Filippo Boni, che tra l'altro è vice sindaco di Cavriglia, quindi è conosciuto anche della sua posizione, diciamo così, istituzionale. Comunque è uno scrittore e uno storico, al suo attivo ha numerose pubblicazioni sui periodi cruciali della storia italiana. Nella copertina del suo libro Colpire la comunità, che riguarda effettivamente specificatamente l'episodio, insomma, l'eccidio di stasera, lui scrive, riporta, diciamo, una frase che purtroppo, ecco, io la leggo, una frase, un discorsino, la leggo perché mi cita Erodoto e quindi in qualche modo mi solletica. Erodoto un tempo scrisse che nessuno è così pazzo da preferire la guerra alla pace, ed è vero, lo testimonio anch'io, insomma, è vero. Nella guerra tocca ai padri seppellire i figli. In questa terra, dopo il 4 luglio del 44, non furono né i figli a seppellire i padri, né i padri a seppellire i figli. Furono le madri che seppellirono padri, mariti e figli. Eppure questa gente aveva scelto la pace. Ecco, nel rievocare gli eventi di stasera, ricordiamoci queste parole, penso che siano un buon orientamento per mandare avanti la puntata. Bene, allora vediamo un po'. Io le domande che faccio sono proposte di argomenti, proposte di temi. Le propongo a tutte e due senza fare. Comincerei con Emilio Polverini, non perché sia più importante dei due, sono tutti e due uguali, però non lo è assolutamente, è gli si deve un senza minimo, alcun dubbio, poi vi spiegherò perché. Minimo. E poi la fonte, in qualche modo la fonte, senza la fonte non si fa nulla, vero? Il contesto storico, brevemente, dove siamo in questo momento? Cioè in quel momento lì? In quel momento lì eravamo in un paese che stava aspettando con trepidazione il passaggio di questa guerra, che a un certo punto era desiderato, però era anche temuto, perché non si sapeva quello sarebbe successo. La gente viveva appunto attimi di trepidazione, sentendo i racconti di quelli che avevano fatto la guerra 15-18, che mettevano in allarme dicendo: guardate, quando passerà la guerra succederanno delle cose, perché la guerra in Italia, perlomeno per me, non c'era mai stata. E quindi
già i preparativi, i rifugi antiaerei, insomma tutto quello che gli allarmi aerei, i bengala che cadevano su Firenze e illuminavano tutto. Insomma, era un'attesa di questo passaggio. E in questa attesa successero dei fatti che poi determinarono, secondo me, queste stragi ci sono state. Cioè ci furono degli episodi in cui alcuni soldati tedeschi furono presi e portati in qualche altro posto, per cui sparirono, e quello, a mio parere, determinò tutto quello che successe. Il contesto è quello che in qualche modo fotografava Emilio Polverini. Enrico aveva 11 anni, vero? Sì. Emilio era un ragazzino con un fratello e una mamma, con un padre che purtroppo salutò la mattina del 4 luglio del 44. Se vorrà, racconterà lui poi il dettaglio familiare. Il contesto storico, la maggior parte probabilmente di chi ci ascolta, dei nostri ascoltatori e di chi ci guarda, lo conosce. Comunque la Toscana è una Toscana travolta dalla Seconda Guerra Mondiale, travolta dai bombardamenti, i tedeschi nella costruzione della linea gotica nel nord della nostra regione si sono un po' bloccati e si installano anche nel nostro territorio, si installano in Toscana. Dobbiamo pensare che ad oggi, io quando ho analizzato il contesto negli anni 2000 insieme ad Emilio, perché colpire la comunità l'abbiamo praticamente fatto insieme. Emilio ha scritto prima di colpire la comunità perché la memoria non si cancelli, insieme a Dante Priore, allo storico Priore, sempre sui fatti del 4 luglio, raccogliendo preziosissime testimonianze di persone che ad oggi purtroppo sono tutte scomparse. Ecco, calcoliamo che quando noi abbiamo realizzato questi studi si calcolava che le vittime durante la Seconda Guerra Mondiale ai danni di vittime civili commesse dai nazisti fossero circa 10-15 mila. Ad oggi, sono trascorsi più di 10 anni, si contano 25 mila vittime civili tra bambini, donne e uomini maschi tra i 2-3 anni fino ai 90. Quindi le stragi naziste, più si scava più emergono dettagli inquietanti. Comunque sono iniziati nel sud Italia subito dopo l'armistizio e sono proseguite ben oltre il 4 luglio del 44 a Cavriglia. Nel nostro territorio tra il 4 e l'11 luglio sono scomparsi 192 civili massacrati. Poco prima erano stati massacrati a San Pancrazio di Bucine, Cornia e Civitella altri 210 circa civili uccisi. Non dimentichiamo la strage di San Polo, sempre in provincia di Arezzo. Nel versante del Pratomagno ci sono stati molti altri morti, anche lì non così numerosi, ma insomma i tedeschi erano particolarmente attivi. La resistenza qui era particolarmente forte e molti casi, come ricordava Emilio, dovuti a scomparse nelle file dei nazisti, commesse dai partigiani che avevano organizzato in qualche modo durante la loro resistenza anche degli attentati a truppe tedesche, hanno portato in qualche modo anche probabilmente a questi massacri. Emilio, e più analiticamente, che cosa successe? Almeno a quanto ti ricordi, cioè la tua esperienza già diretta, ecco. Di quello lì, cioè il rastrellamento del 4 luglio la mattina, eccetera, questo io posso sapere. Sì, ma sì. Ecco, fu una cosa improvvisa, ve l'aspettavate? No, non se l'aspettava nessuno, perché infatti la maggior parte... Ma scusa, le voci saranno diffuse un no. po'? Sulla ritirata dei tedeschi, che bene o male in qualche modo... Era successo a Civitella, nessuno sapeva niente, perlomeno forse qualcuno per qualche modo l'avrà saputo, ma se no non si sapeva assolutamente niente. La mattina del 4 luglio, alle 7, noi venimmo via perché siccome di notte c'era il solito aeroplano che gettava bombe qua e là, e a Castelnuovo è stata una bomba, a Pian di Colle erano morte 3 persone. Quindi si andava a dormire fuori, chi andava nelle gallerie
della miniera Bicchieraia, che era lì vicino. C'era un rifugio fatto a regola d'arte proprio nel centro di Castelnuovo, e più c'era chi andava a dormire anche in altre case, come successe alla mia famiglia. E appunto, noi alle 6:30 si partì da questa casa che era a metà costa delle pendici del Monte del Chianti, per andare a Cassignano, una zona che veniva chiamata Polverino, perché i Polverini c'erano abitati dal 1500. Quindi la mattina mio babbo volle andare via prima, perché era impiegato alla società mineraria e c'era da fare, che era, si avvicinava al momento delle paghe, e lui doveva andare a fare il suo ufficio. E quella sera precedente disse: domattina si va via prima, invece di andare via alle 7 si va via alle 6:30. Alle 7 arrivammo nella piazza di Castelnuovo ed era l'orario preciso, perché in quel momento suonò la campana della messa, perché il prete Don Bagiardi celebrava la messa nella cosiddetta chiesina delle suore, era una cappella dell'asilo. Quindi si sentì suonare questa campana, era alle 7. Mio fratello dice: andò a seguire la messa, ma io non me ne ricordo. Invece noi proseguimmo, si trovava più in basso, per arrivare a casa. Ecco, una volta entrata in casa, la mia mamma preparò la colazione, e mentre noi mangiavamo, lei andò a aprire le finestre, perché era una casa chiusa, ed è di luglio, e quindi era chiusa, era calda, e tornò a casa, in corsa di c'è arrivato dei camion di tedeschi, e allora chiuse le persiane e si cominciò a osservare dalle stecche le persiane. La mia casa era nel mezzo, potevo vedere 360 gradi la parte davanti della strada principale e di dietro la vallata, e quindi si vide che questi tedeschi si dispersero, scaricarono una grossa cassa da un camion, la misero sul marciapiede all'incrocio della strada, allora si chiamava via Garibaldi e via Nuova, e cominciarono ad andare, si divisero in tanti gruppetti, andavano alle case, bussavano, se no cohalci, aprivano le porte. E si vede cominciare a prendere gli uomini, li portavano proprio lì, a 30 metri da, ecco, casa mia. Filippo, scusa, ma ora lo so, sono uno studioso di storia contemporanea, quindi... Ma possibile che con quello che era successo già prima, per esempio, insomma, in fondo la radio c'era, non funzionava, proprio nessuno aveva il sospetto. Allora, io per la precisione, nei documenti del Public Record Office, questo dobbiamo ricordarlo, che fino agli anni 90 le inchieste degli inglesi sui massacri nazisti sono rimasti in Italia in via dell'Acqua Sparta 2 presso la sede della Procura Militare della Repubblica a Roma, in un armadio chiuso con le ante rivolte verso il muro, chiuso da un cancello. È stata ritrovata questa documentazione a metà degli anni 90, chiamata l'armadio della vergogna, oltre 15.000 fascicoli relativi alle stragi di civili nazisti, di civili italiani ai danni dei nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale. Ecco, fino ad allora esistevano alcune ricostruzioni molto anche chiare dei fatti, però sono emersi dei dettagli. Ad esempio, in uno di quei fascicoli, quello che riguarda Cavriglia, un dettaglio interessante in merito all'informazione di ciò che era avvenuto a Civitella lo si ha su Monte Gonzi, perché le truppe della Hermann Göring che hanno commesso il massacro nel comune di Cavriglia sono le stesse che hanno, o comunque sono gran parte delle stesse che hanno commesso il massacro a Civitella e a San Pancrazio. Uno degli ufficiali che arriva a Monte Gonzi nell'occupazione della casa la mattina dell'1-2 luglio 1944 con le sue truppe entra in casa del parroco e dice espressamente alla perpetua: se non fate quello che diciamo noi faremo come a Civitella, cioè uccidiamo tutti. Insomma, la situazione, probabilmente l'informazione era precaria. Non erano così tanti quelli che potevano comprare il giornale, la radio c'era, ma forse non c'erano radio locali che trasmettevano notizie così specifiche. Quindi in quei tempi, bisogna dire, Emilio lo sa perché, come dire, in quei tempi c'era, le persone si occupavano anche d'altro, c'era paura forse per certi aspetti anche dei bombardamenti, quindi le informazioni erano precarie, ecco, rispetto a oggi. Con la tecnologia si vive un'altra epoca. Potevano prepararsi prima, qualcosa si sapeva, invece... Questo gli abitanti? Colti di sorpresa. Completamente, non sapevano niente. Questo ufficiale che va a
Monte Gonzi, che parla con il prete, no, con la Peppetua, gli dice: ci sono partigiani qui? Lui disse no, avrebbe detto di no anche se ci fossero stati, ma non c'erano. Perché se vengono noiati i miei uomini, farò come ci vitella. Ma quello poi il prete ha detto, mi ha dirlo per le strade. Fu un'informazione e rimase. Lo riporta infatti nell'inchiesta, nell'interrogatorio. Perché l'interrogatorio lui dice questo, ma vi hanno detto questo, però lui non era mia potenza andare per le strade. Quindi sapere non lo sapeva nessuno che c'erano state queste cose. Io penso che qualcuno ci poteva essere, proprio a Meleto c'era uno che lavorava alla Valdarno, probabilmente con delle linee, perché i telefoni erano tutti bloccati, a parte ce n'era poi a venire il telefono. Sì, certo. Ma quindi non era che ci fosse una comunicazione. Ci fu per esempio una comunicazione dalla centrale di Castelnuovo alla sede della Valdarno in via Cerretana a Firenze, perché erano rimaste delle linee lungo le linee elettriche, c'erano anche delle linee telefoniche, perché sennò era bloccato tutto. La notizia di Castelnuovo pervenne al vescovo, secondo il mio parere, perché pervenne per quella via lì, a Firenze lo seppe e qualcuno l'avvisò. Quindi non era ci fossero. Addirittura a Castelnuovo, dopo successo il fatto, il mio testimonio mi dice, era in casa, verso le 4, dice, ma lo sai che succede? E erano a Castelnuovo, in piazza avevano fucilato le persone, loro non sapevano nemmeno niente. Vido delle donne piangere, che c'è? Dice, hanno successo. E pensa, vuol dire, nello stesso paese. Quindi Filippo, l'informazione era precaria, per cui... Molto precaria. No, perché uno si domanda, no, è ovvio, bisogna calcolare, la maggior parte delle persone erano o minatori o... su Meleto contadini su particolari, quindi lavoravano nei campi tutto il giorno, nel periodo in cui si miete il grano, stanno fuori la giornata intera, le donne lavorano in casa, quindi non c'è poi tutto questo modo di comunicare con il mondo. E la furia nazista in qualche modo si propaga più rapidamente, ecco, e con più facilità, il coltello penetra meglio nel burro fuso. In quell'estate, insomma, in quel giorno drammatico. Ciò che ci terrei a sottolineare è che i nazisti, in particolare appunto la Hermann Göring, quando sopraggiungono nel territorio del comune, prendono in qualche modo prendono possesso di alcune case o fattorie in punti strategici, a Cavriglia, a Monte Gonzi, località Ippoggiolo, successivamente San Cipriano Cetinale, cioè in qualche modo chiudono le vie d'accesso al comune, al perimetro del comune. Esattamente. E quindi nei due giorni dopo, ecco, si preparano poi ad attivarsi per il massacro, insomma, che è all'alba tutto ciò avviene all'alba del 4 luglio. Continua a quello che dicevi, perché te l'ha visto direttamente questa cosa. Sì, io vidi per bene tutto il rastrellamento, cioè quegli uomini li portavano una piazzetta che era lì sotto le nostre finestre e via via. Erano tutte persone di una certa età e rispettabili. Il centro del paese c'era il capo servizio della miniera, il farmacista, insomma, c'erano tutte queste persone lì. Si pensava che forse cercano giovani, intanto li mettono lì, e le persone, donne e ragazzi, venivano avviati verso la campagna. Ma gli uomini li presero tutti? Gli uomini li trovarono, li prendevano. Allora non era vero che volevano solo giovani per fargli No. Si pensava noi, dicevo, insomma, quelle persone non avevano nulla da nascondere, nulla l'avevano fatto, quindi chi pensava alla rappresaglia? Quindi... mio babbo, la mia mamma disse nasconditi prima, invece in mia casa non ci vennero, perché essendo nel mezzo quelli che andavano giù pensavano avesse guardare, insomma fu uno scampo, lì non ci vennero nessuno. Se lui fosse stato a sedere davanti alla tavola di cucina lui moriva. Invece cosa successe? Mia mamma gli disse vai a nasconderti giù nelle cantine per evitare che vengano, io non sapevo mia se ci venivano. E c'era un soppalco difficile arrivarci, una scala molto su e niente dietro. Sì. E dice però voglio sapere tutto che succede. Allora mia mamma si guarda la finestra e io andavo a corsa giù nella cantina a dire guarda è passato quello, perché persone che si conoscevano, insomma, quelli dei villini dove c'era il quartiere residenziale degli impiegati della miniera. Mm-hmm. Fino a che insomma a un certo punto
il paese si votò, non si vedeva più nessuno. Questo gruppo fu avviato verso la piazza e non ci rimase nessuno. A quel punto si sentì bussare alle porte, perché Castelnuovo è una zona scoscesa e quindi davanti c'erano due piani sulla strada, dietro ce n'era quattro. Dalle porte della cantina sentì bussare, mia mamma andò a aprire e c'erano due donne che le dissero: ci fa passare di casa, perché Castelnuovo era stato bloccato, fondo c'era un posto di blocco, perché voleva andare in cima al paese. E la mamma gli chiese: ma cosa sta succedendo? Si vede dei fuochi, dei fumi verso Veneto. Ma dice: si è sentito dire che se trovano degli uomini nascosti nelle case, danno fuori le case. Mio padre sentì questa cosa e disse: io se devo far bruciare una casa per stare nascosto, non sono nascosto, perché io non ho fatto nulla apposta. E venne in casa. Mi ricordo, si guardò dalla finestra, c'era rimasto soltanto un tedesco appoggiato a una ringhiera, a un lampione, vicino a casa nostra. Dice: ma a uscire ore forse che non si dice più nemmeno niente, perché sono già andati. Comunque lui credeva fosse più pericoloso presentarsi e non sta nascosto, e quello successo a tanti che io, con le quali ho parlato, dei familiari, dice: no, vuole andare perché dice: se sto nascosto può succedere qualcosa. E infatti a quel punto lei decide di andare. La mia mamma dice: ma passa perlomeno dalla parte di sotto, non ti vede. Vuole passare dalla porta principale, quindi aprì la porta, la mia mamma, io ero dietro, vidi questo tedesco, era giovanissimo, gli occhi bianchi, mi ricordo quegli occhi bianchi, ci guardò. Prima uscì la mia mamma, poi uscì io, poi mio fratello. Quando uscì mio babbo, gli feci il cenno su e gli feci il cenno di andare verso su. E noi, raus, in giù. Allora, mentre si andava giù, e mio babbo si fece arrivederci. Allora, mio babbo ci aveva detto: andate al rifugio, vedrete che le donne e i ragazzi sono tutti lì. Si andò in questo rifugio, non c'era anima viva. Dava sconforto questo silenzio, non vede nessuno. Ci si avviò per la strada, per andare verso la località Le Matole, perché lì era la residenza della mia mamma prima di sposarsi. E quindi, mentre eravamo per la strada, si sentì questo urlo collettivo di persone urlare, e la metallica dice che cominciò, che la mia mamma dice: li ammazzano tutti, è morta anche il babbo, tutti e questo. Quindi si sentì proprio, ma ci corse poco, se lui aspettava un quarto d'ora andava a uscire di casa, sarebbe rimasto vivo. Però questo è successo a tanti, non è che dice lo è più fesso, gli è andato via, no. È successo perché il fatto di nascondersi dava senso dava un senso di colpa. Il farmacista che va alla farmacia con il dottore perché un tedesco si era sentito male, potevano passare via e andarsene via. Invece tornarono lì con le medicine e si dimisero in fila. Erano persone oneste che temevano, nascondendosi, di aver qualcosa da celare. In realtà la loro onestà e il loro coraggio in qualche modo li condannò. Cercavano di ragionare, sì, esattamente. Di fronte a certe cose si ragiona poco. Ricordiamo il numero delle vittime: 73 Castelnuovo dei Sabbioni, 74, sì, 93 a Meleto e poi 2 a Massa e 5 a San Martino. Successivamente furono colpite la frazione delle Matole l'11 luglio e l'8 luglio venne ucciso il partigiano Nikolaj Bujanov. Sì. Quindi è per questo si dice 4-11 luglio, perché il massacro per di più avvenne il 4, ma anche è interessante farsi raccontare da Emilio l'episodio che secondo me, oltre a questa testimonianza molto toccante che ha appena rilasciato, anche l'episodio che ha innescato poi la miccia della coltivazione di una memoria, di un'importantissima memoria, perché senza Emilio Polverini, questo lo dobbiamo ricordare, probabilmente non saremmo neppure qui a parlare di questo argomento, perché lui è, come giustamente lei ricordava, il principale archivio vivente della storia della memoria di Cavriglia, ma non solo vivente, perché il suo archivio, che ha raccolto fin da bambino all'età adulta, ha permesso e permette oggi a tanti ricercatori, giovani, studiosi, appassionati, di poter approfondire. Sì, ma infatti devo dire, anche a me mi ha impressionato il fatto che, ora non voglio fare lo psicologo da strapazzo, ma a parte l'archivio vivente o la precisione con cui lui ha costituito se stesso come fonte, tanto che ha scritto anche lui, no? Diverse memorie,
Credo che sia stata una reazione a questa orrenda esperienza, e poi insomma, un bambino di 11 anni, bene o male, in qualche modo deve essere colpito, no? Invece di avere disturbi psicologici oppure di indebolire, ti sei sfogato in questo modo, cioè tu hai, come dire, ricostruito tutti i fatti con una... Ecco, c'è un episodio che secondo me, se Emilio ce lo racconta... È... Il giorno dopo, il 5, cioè la sera del 4, fu un incubo da dormire, che si aveva sempre in mente la raffia di mitragliatrice e quelle urla delle persone che stavano per morire. E quindi fu una notte tragica. La mattina presto la mia mamma con una zia vollero andare a vedere quello che era successo, perché ancora non si era visto niente. Cioè, quelli erano... E andarono giù da casa dove si era sfornati, arrivarono nel paese e tornarono verso le 11:30, piangendo come il naturale sia successo. E quindi con un gruppo di persone tutti intorno a ascoltare, e io ero insieme alla mia nonna, in più in disparte si ascoltava anche lei, la mia nonna era una persona decisa, e quindi disse tutto quello che avevano da dire, quello che avevano visto, e la mia nonna mi disse: dopo mezzogiorno si va anche noi. Io era una cosa che facevo volentieri, che sono sempre stato curioso di vedere le cose, però insomma era una cosa particolare, insomma. Quindi noi verso, non so, è stato le 1, le 2 circa, si partì da questo polverino per andare nel paese. Quindi io ho sempre in mente la sensazione di quel silenzio, perché Castelnuovo era un paese minerario e c'era un rumore di fondo continuo, i vagli, sì, le locomotive, sì. Cioè, quel giorno tutto silenzio. Perché certamente chi non era morto gli era andato via, insomma, ne stava, certo, via lì. E io sentivo sempre gli uccelli e le cicale cantare in modo tremendo. Quindi si percorse un tratto di che strada. Che normalmente non si sentivano, dice, perché a coperta il rumore del lavoro. Ma sentivo, perché si faceva, perché essendo un silenzio, certo, perfetto, senza nemmeno una voce. Quindi si passò per la strada, si passò vicino al cimitero di Castelnuovo. E lì, quando si imboccò la discesa, c'era una casa bassa, perché a quei tempi non... di 2 piani, e si vide una grossa macchia di sangue che dal davanzale arrivava fino a terra. Allora mia nonna chiamò, c'erano delle persone, cesare, hanno sparato ai Pipi, lo chiamavano Pipi di soprannome, era un vecchio un po' paralitico, l'avevano sparato, era rimasto penzoloni alla finestra, e questo sangue si vede che stava ferito forte, aveva tutta la... Già quello mi fece un po' effetto. Poi si seguitò ancora un tratto di strada, quando si arrivò a imboccare l'ultima discesa in mette la piazza, però la piazza non si poteva vedere perché era un po' curva, io quello che mi fece effetto fu quello scroscio di tegolini che cadevano, non sull'asfalto, perché l'asfalto ancora non c'era, cascava per terra, perché le travi bruciavano piano piano dalla sera precedente, e pian piano cascava il tetto. E poi il puzzo del fumo di bruciato, se erano anche cadaveri bruciati, non so. Io dissi: nonna, io non ci vengo più, avanti volevo dire. E a quel punto mia nonna, decisa, dice: guarda Emilio, tu sei figlio maggiore, tu devi vedere, perché tu devi ricordare. Io ci ho ripensato dopo, ma quella fu un'investitura, io ero il primogenito, quindi dovevo vedere anche per gli altri. E quindi questa mi rimase, ma di per lì non pensavo, facevo queste considerazioni, facevo la piazza lì, anche la mia nonna con tutto il suo raggio, può anche lei se non c'ho a urlare, vedere questi morti, una tasta, un punti, e con gli occhi sbarrati, bruciati, e quei vestiti, erano vestiti attaccati alla pelle neri, certo, insomma, è uno spettacolo tremendo. Che avanti li mitragliarono e poi li bruciarono. Li bruciarono prima di andare via, e io alla fine ho capito come fecero, perché mi era rimasto sempre, fin da allora, allora ci ragionavo poco, ero un ragazzo, però dopo la modalità di incendiare le case e di dare fuoco a questi cadaveri non riuscivo a capirla. I liquidi infiammabili, queste storie, non c'era niente di rimedito, di visto. E poi, insomma, le case stesse, ma ci voleva un fiume di benzina, ha messo la essere usata, certo, la benzina. Da quando potevamo andare con un giornale fai il fuoco? No, penso non avrebbe preso. Io l'ho capito dopo anni, perché una testimone di massa, la signorina Baldi, Milena Baldi, mi disse in una testimonianza rilascio che dettero fuoco alla sua casa. Io poi ci pensavo, mi disse, allora poi capì come fecero, perché mi disse avevano delle scatolette, le cose le buttavano sugli armadi, era fosforo,
Quanto, lo sfossolo. Ma la... il motivo per cui dettero fuoco mai, secondo te? Bruciarono i cadaveri. Sì, bruciarono i cadaveri, bruciarono... Questa era una pratica che loro adottavano in tutti i luoghi, per la maggior parte di tutti i luoghi che hanno colpito con... Ma era per nascondere un rito purificatore antico, non lo so. Ma questo io non credo, credo che fosse per eliminare, fosse una prassi per eliminare, come dire, definitivamente, anche per accertarsi che chi, perché purtroppo alcuni uomini non morirono immediatamente, molti erano feriti gravemente, altri addirittura in maniera lieve. C'è anche chi è sopravvissuto, poi fra l'altro a Meleto, morto poco tempo fa, il signor Morelli è rimasto invalido, ma è sopravvissuto. È ho capito, quindi tanto per avere la certezza. Avere la certezza che morissero, se non morivano con la mitragliatrice, morivano con il fuoco. Sarebbe come colpo di grazia, insomma. In qualche modo. Bruttino sì. Questo colpo di grazia. Sì. Atroce, direi. Bisogna fermarci. Sì, bisogna fermarsi perché... Abbiamo una breve interruzione pubblicitaria e quindi non vorrei fermarvi a mezzo del discorso, sarebbe sgradevole, per cui con pazienza aspettiamo, intanto guardiamoci la pubblicità, vediamo un po' cosa ci propongono. Bene, siamo rientrati in studio, lo stacco pubblicitario è finito, quindi ora chiediamo aiuto al nostro regista perché mandiamo in onda... qualche cartella di foto sull'evento che i nostri ospiti ci illustreranno brevemente perché il tempo è quello che è. Allora, la prima cartella che abbiamo davanti riguarda che cosa riguarda? La piazza dell'Eccidio? La piazza dell'Eccidio e sono le prime fotografie scattate, cioè verso i primi di agosto, perché fino al 25 luglio c'era l'occupazione tedesca, poi arrivò gli alleati, però c'erano le cannonate, non si poteva andare nel paese. Quindi nei primi d'agosto ho fatto le fotografie di... Che era la piazza di Castelnuovo, no? Questa era la piazza di Castelnuovo, sì. Quella dove c'era la chiesa? Sì. Quella dove c'è ancora la chiesa. La chiesa è sopra, lì venne costruita poi successivamente la cappellina, il sacrario al ricordo delle vittime. Sì, è quello giù. Sì, si vedono le macchie perché il fotografo aveva una macchina con il soffietto, era tagliato e passava la luce e si vedevano quelle macchie. Ci siamo già stati con una puntata di Segno 7, perché a riprendere il museo Mine e ci siamo fermati giù un attimo di fronte al sacrario per esserci delle riprese. Poi qualche giorno dopo fu fatto le ulteriori fotografie, ora si vedranno, non so, mi immagino, e quindi si può andare avanti. Si vede che è stato messo un nastro per creare una zona di rispetto. Mi pare che lì si veda ancora. Ora io di qui ci vedo poco bene. Il bidone della benzina. Quelli però usati dai successivamente, esattamente. Sì, quello lì mi ha detto che ci riportò. Erano bidoni non pieni perché li rotolavano e per la serietà di Castelnuovo, se fosse stato pieno, c'era un po' di benzina, la buttavano sopra e basta. Insomma, non era che fecero e non bruciavano i cadaveri. E qui invece dopo qualche giorno ancora fu messo questo nastro, i bidoni sono già spariti, si vedeva qualcuno li faceva incomodo, e c'è i fiori messi in bossoli a cannone. Questa frase appena detta Emilio non è una frase da lasciare al caso, perché purtroppo Castelnuovo come a Meleto avvennero episodi di sciacallaggio dopo le stragi tra abitanti superstiti. Si verificarono episodi di furti, vuol dire andare a rubare nelle case aperte, distrutte e bruciate. Il punto, in quelle fotografie si vede già che è stato fatto qualcosa per ripulire, hanno dato anche il bianco alle pareti, che c'era i primi giorni che passai, era ancora nera di fumo e di sangue. Secco. E invece la prima cosa che fecero con una macchina di quelle che danno il rame alle viti, abbiamo dato il bianco un po' per disinfettare, un po' per mascherare il nero. Quindi lì è rimasto come era e rimase per un gran pezzo a quel modo lì, perché dopo la guerra non c'erano nemmeno i mattoni per riparare le case, figuriamoci se si veniva fatto delle cose lì. La cartella seconda riguardava le bruciarono le case tutte quante, come, perché? Ma le bruciarono
parecchie. Poi ci fu quelle che l'incendio le distrusse completamente, altre che le lasciò quasi intatte. La mia casa, per esempio, fu incendiata la parte di sotto, e però il forno si propagò perché c'era il solaio fatto con delle putrelle di ferro. Si piegarono leggermente con il calore, e lì, da lì che poi ho avuto l'esperienza, vidi in terra c'erano le posate, allora erano di ottone, fuse. Ah. Allora dissi, ma come fa un mettitutto? Allora la mia zia aveva il mettitutto, io ancora non sapevo, ma nel fatto di compensato l'ottone fonde a 1000 gradi, 1100, insomma, era appunto questo fosforo, si vede, mutava sull'immobile, via via bruciava, andava giù, cascò proprio nella cassetta e molte posate. Queste sono immagini di Castelnuovo di Sabbioni, tra l'altro questa è la macelleria della mia famiglia, si vedono le mattonelle staccate dalle pareti. Però lì non c'era più la farmacelleria allora, era già giù nel paese. In quell'edificio. Io penso sia bruciata bene lei, perché abbiamo fatto una stalla per i cavalli lì. Quindi c'era anche del fieno. Quindi se no, perché no, ha visto come è bruciata bene la casa lì, perché lì Quello che bisogna ricordare è che le modalità dell'eccidio avvennero in maniera completamente diversa a Castelnuovo rispetto a Melito Valdarno. A Castelnuovo gli uomini furono rastrellati, mitragliati, appunto bruciati nella piazza. A Meleto, non so se abbiamo delle immagini eventuali, comunque a Meleto furono suddivisi in quattro aie, perché furono prima raggruppati tutti nel monumento ai caduti. Erano di più, perché erano 93, Meleto era anche più piccola in proporzione, era più devastante. E poi furono divisi in quattro gruppi e scortati da soldati, da piccoli gruppi di soldati, nelle quattro principali aie che sono ancora tutt'oggi, esistono, ma che allora già erano disposte ai due poli opposti del paese. Quindi in fondo a Via Sdrucciolo, nell'aia Rossini e Pecci, dall'altra parte del paese, in fondo a Viale Barberino, nell'aia Benini e nell'aia Melani. In queste quattro aie ancora non sappiamo neppure con massima certezza, Emilio ha fatto una ricostruzione, possiamo intuire per alcune vittime, per altre non abbiamo la certezza di dove siano morti, perché poi il fuoco li aveva veramente dilaniati, quindi erano irriconoscibili, dove furono uccisi, ma non lo possiamo dire, non lo possiamo affermare con massima certezza. Fatto sta che comunque circa 20-25 persone per ogni aia furono mitragliate e poi bruciate. Quindi ricordiamo poi anche le figure dei parroci. Il metodo era lo stesso. E te c'avevi il nonno? Tra le vittime il bisnonno. Castelnuovo. Il nonno tra l'altro si fu l'ultima persona... È l'unico che non bruciò, credo. Emilio no, ce n'è un altro che non bruciò. Ah, in due. Sì. Uno dei due che non bruciò e il bisnonno che cadde a Castelnuovo. Perché a Meleto bruciarono anche bene, perché erano aria di contadini, la paglia non ci vuole tanto. Non mancava. Non ci vuole tanto cosa per accendere. Quindi la maggior parte delle vittime poi, cioè quelli che sono stati sepolti in fosse comuni, così, però nessuno ha una tomba. No, ci sono. Allora, in alcuni casi sono stati seppelliti singolarmente, però sia a Castelnuovo che a Meleto, seppur in tempi diversi, perché a Meleto le vedove il giorno successivo già li portarono con l'aiuto di alcuni barrocci al cimitero e li seppellirono in una fossa comune praticamente. A Castelnuovo fu invece un seppellimento avvenuto dopo circa una settimana, se non sbaglio, Emilio. Sì, una settimana dopo. Una settimana dopo, grazie al parroco alcuni abitanti di buona volontà. Perché Castelnuovo era problematico portare i morti a su, c'era una salita ripida, mentre a Meleto con le aie, i carretti, le barelle, c'avevano per vari cosi, e portavano bene, erano discese, invece lì c'era una salita ripida. E non solo, ma non si poteva neanche riconoscere, perché la mia mamma andò per cercare, se lo rivedo se lo porto via da me, se non che
Masso provò a girarne uno e gli rimase un braccio a mano, perché erano tagliati, erano lacerati proprio. Quella cartella di foto indicata come la tomba delle vittime, che sarebbe la... Tra poco le vediamo. La quarta. Questa è la tomba una... di oggi, cioè il monumento è stato eretto per le vittime. È questa la tomba delle vittime, Emilio. Ah, è uno lo vedo. Sì, no, la vedo. Questa qui è quella c'è attualmente. Quella lì al cimitero furono portati appunto dopo una settimana con un barroccio, con il barroccio di Mario Vergione, babbo di Alfonso. Quindi questi barrocci li caricarono con i forconi e con le pale da miniera, perché erano disfatti. Qualcheduno no, perché era in disparte, non era bruciato. Quindi li portarono lassù, avevano fatto una fossa unica. Quando arrivavano vicino, staccavano il cavallo e arrovesciavano il barroccio dentro. Mi ha detto una donna che era lì, quando il primo barroccio che esco dentro la roba, una testa rotolò fino in fondo alla fossa. Quindi, quando ebbero finito di portarli tutti, erano tutti, scappavano quasi fuori a quella parte di l'anno, nessuno voleva andare dentro a espandere. Insomma, era la conclusione, diciamo, dell'orrore. Poi dopo successe, li coprirono di terra. Il giorno stesso, la sera, ammazzarono quelli di Matoli, quindi loro invece li fecero l'11 luglio contigua a quella lì, però certamente senza riscavare quella. Di Matoli erano 10, però siccome erano intatti, lì non bruciarono nessuno, erano intatti, io li ho visti seppellire quelli lì, misero uno strato di paglia in fondo, loro erano avvolti in un lenzuolo, li mettevano lì, la paglia sopra e poi la terra. Quindi quelli delle Matoli, e la fossa più piccola, sono 10, però pigliava quasi lo stesso, perché gli altri erano ammassati, invece erano messi uno dietro l'altro, quindi coprirono tutto e rimase la fossa coperta da terra e basta. Quando si arrivò alla fine dell'anno, insomma, verso novembre, c'è cioè la ricorrenza dei morti, dei santi, quella fossa è rimasta a quel modo. Allora ci bisogna fare qualcosa, se no sembra ci sia morto un cane. Il mio zio aveva una ditta edile e poi era anche nella giunta provvisoria, trovò i mattoni e fecero quello che si vede lì. E io lì, e un altro cugino di mio padre che faceva un po' il pittore, fece quel quadro con i nomi. Io ebbi una collaborazione anche in quel fatto lì, modestissima, perché la sera prima, mi ricordo, io per scrivere tutti i nomi, se no mettere la mano ci voleva troppo, aveva quelle lettere traforate di una meta con il pennello. E io gli davo via via le lettere, ci volevano al lume di una candela perché la luce non c'era, e quindi fu fatto questo quadro, messo lì sopra, e si vede, la società mineraria collaborò parecchio fornendo certe cose, e fu fatto la tomba sempre provvisoria, però aveva un aspetto di tomba, invece prima era una barca di terra e basta. Ecco. Anzi, mi dissero chi seppelliva che da quella parte quasi scappavano fuori, diciamo, ma qui poi... Allora avevano della calce, la buttarono sopra e poi ogni cosa. Ecco, quello giova ricordare ora, al netto dell'orrore, diciamo così, anche del seppellimento, è due passaggi. Da una parte il ruolo dei parroci. Comunque tre parroci massacrati, sono un numero alto: Massa Sabbioni, Don Ermete Morini, Don Giovanni Fondelli a Meleto e Don Bagiardi a Castelnuovo Ferrante, dei Sabbioni. Sì. Quindi da una parte il ruolo dei parroci, fra l'altro quello di comprovato di Don Bagiardi, che offre la propria vita in cambio di quella dei suoi parrocchiani, e i tedeschi diversi, non a cocco, ma hanno fatto molti altri parroci, insomma, e poi viene massacrato con loro. Dall'altra parte il ruolo delle donne, non tanto ovviamente il 4 luglio quanto nei decenni successivi. Immaginiamoci una società colpita nel suo vulnus da un massacro come questo, già oggi sarebbe devastante, se ne parlerebbe in tutto il globo terrestre. Sì. Allora lo fu ancora di più, perché la povertà era più forte, eravamo alla fine della Seconda Guerra Mondiale, era un momento particolarmente difficile, paesi distrutti e donne spesso sole, come purtroppo fu la mamma di Emilio, sole con i figli, in alcuni casi anche molto numerosi. La famiglia Melani a Meleto rimase praticamente, era una famiglia composta da 14 persone, rimasero solo donne. Fu
una situazione assolutamente drammatica. I registri rinvenuti da Emilio nei Liber Chronicus, ma anche successivamente dalle varie relazioni fatte anche dagli alleati, furono di un paese nel senso una comunità colpita, straziata, profondamente sì. Straziata, e le donne ebbero il merito grande, enorme, da una parte di non cadere del tutto, quindi di soccombere, di riprendere in mano di la situazione, ripartire, far ricrescere figli e non farli crescere in un clima d'odio, perché comunque anche questo passaggio è importante. Certo. È una comunità che è ricresciuta con valori enormi, valori molto forti e molto fecondi. Non a caso il Valdarno tutto, ma in particolare il territorio del Comune di Cavriglia ha un numero di associazioni che operano nel volontariato e con un'immensa umanità molto più alto della media. E io credo che possa avere una connessione tutto questo. Certo, si faceva il discorso prima con Emilio, no? Fuori onda, sul ruolo che le donne hanno spesso. Le donne sono importanti parecchio, soprattutto per la costruzione e la ricostruzione della comunità. Assolutamente sì. Quindi noi siamo a favore di questa visione, poi è la storia che ce lo dimostra. C'erano altre cartelle, penso della guerra ormai finita, insomma, si vedono gli alleati con i civili, la Befana alleata, sì, appunto, sono tutte gli inglesi, testimonianze, e gli anniversari celebrati, il primo e il secondo dell'evento. Se andiamo a vedere un po', mandacelo un pochino avanti. Sì, le abbiamo viste passare, nel frattempo abbiamo visto. Quello dove c'è il monumento sacrario fatto, sono presente lì perché io non ho perso i punti di questi anniversari. C'è questo. Quindi già lì ci so al primo e si vede poco, ma insomma io stavo piangendo di tutto perché c'era Don Cuccoli, che era il prete che contò le vittime di Castelnuovo, perché non poteva essere. Lui contava le teste per vedere quanti erano. E quindi lui fece un resoconto della sua attività e io, ascoltando le cose, ero commosso e piangevo di tutto dentro la cappella. Avanti, non sarà poi... anche per questo che quella comunità, diciamo, della miniera, a parte che è una comunità identificata molto anche nel tipo di lavoro, no? Insomma, nello sviluppo che ha avuto in quel modo, ma è una comunità ancora, io lo vedo proprio, esperienze comuni anche fra gli amici, anche più giovani di Emilio, eccetera, anche più giovani di me, cioè che è una comunità ancora strettissima, e a me mi impressiona sempre tanto, perché io appunto spesso e volentieri dico: ma siete proprio innamorati di quella zona là, che poi non ci vedo nulla di particolare. Anche questo è stato un cemento, credo, questa modificazione, cioè hanno colpito la comunità ma l'hanno forse rafforzata anche. No, sicuramente sociologicamente la società è stata rafforzata da questo, c'è stato un sussulto di grande voglia di rivalsa, di ricostruzione di un tessuto sociale che già di per sé era particolarmente abituato anche a lotte sociali, sindacali, insomma. La miniera già aveva una lunghissima storia, non ci dimentichiamo che era nata da ormai dalla metà dell'Ottocento, insomma, 1855-60 in poi, quindi c'era un vulnus particolare. Castelnuovo dei Sabbioni era probabilmente in quel periodo uno dei paesi più importanti e simbolici sotto il profilo industriale della provincia di Arezzo e forse della Toscana intera per certi aspetti. Il bacino lignitifero era uno dei più importanti in Italia, quindi c'era, come dire, una simbologia forte, la comunità aveva un senso molto molto coeso, ecco, sotto questo punto di vista. Quindi vennero a colpire la popolazione della miniera e ci fu dopo la strage la voglia di ripartire, di ricostruire, insomma, qualcosa di importante. E in effetti poi è andata bene la ricostruzione, no? Sì, insomma. È andata bene, insomma, nel senso... È andata bene, è sparito ogni cosa. No. È sparito tutto il paese vecchio. Io, per me il paese è rimasto... Io non alludevo al presente, alludevo all'immediato passato, sì, cioè no, dopo. Insomma, il paese è stato... il paese di Castelnuovo, ovviamente, come ricordava Emilia, durante le scavazioni minerarie a cielo aperto è stato... quasi completamente
distrutto gran parte delle colline, delle zone. Ecco, vedi che avevo ragione io allora, cioè io, voi che siete bene o male in qualche modo legati a quella zona, per me beh, è andata abbastanza bene vedendo un po' lo sviluppo successivo, cioè, non avevo assolutamente pensato a Castelnuovo che non esiste più. E addirittura questi amici miei che da Castelnuovo erano tornati a Camonti, e ora non si chiama più Camonti, li faccio arrabbiare ancora perché gli dico: dove stai? A Castelnuovo? No, stai a Camonti, a Castelnuovo non c'è più. E si arrabbiano ancora. C'è da dire che Castelnuovo ebbe la fortuna di non essere distrutto, e quello non ha mai rammentato nessuno, perché questo ingegnere era il vice direttore. Ingegnere Mercante si chiamava di cognome, Ugo Mercante. Ugo Mercante ebbe il coraggio di andare a disinnescare le mine, perché sì, sennò Castelnuovo non ci rimaneva nulla di già, era sparito tutto, perché finché la parte rimaneva intatta era bruciata, e cioè quella, la parte superiore era, e quella sotto la bruciavano perché era destinata a cascare. E lì c'è qualcuno attribuisce, già nel dopoguerra, molti si danno da fare per prendersene meriti, ma siccome questa cosa era universalmente conosciuta, è chiaro che lui fu da solo, me lo spiegò chiaramente come fece, perché lui era un ingegnere militare, tirava fuori la miccia, levava il detonatore e la rimetteva a posto. Lo sapeva fare. Lo sapeva fare, anche perché poi mi disse, la gente lo infamava, ma che sei matto, c'era una reazione, ma i tedeschi non se ne accorsero. Quindi al momento in cui c'era la cosa finale, perché lì è rimasto la retroguardia e poi accorsa via perché arrivavano gli alleati, quelli dettero fuoco alle micce e poi se ne andarono e non scoppiò nulla. E lui si fece dal ponte delle Muccherie, mi siamo allora all'antico ponte Broccardo. Piccoli episodi, insomma, anche di quindi coraggio. Il paese si salvò tutto. Io vorrei sottolineare una cosa rapidissima. Oggi si studiano alle scuole superiori, spesso si ristudia la preistoria tre volte, a volte anche quattro. Mm. È paradossale che nelle nostre scuole non si parli di tutto questo, se ne parli pochissimo, a volte se non è per la buona volontà, la sensibilità, l'intelligenza di molti insegnanti, lasciata ai singoli insegnanti nei programmi, la storia locale con fatti drammatici di rilevanza nazionale come questi passi completamente in secondo piano. Ecco, io questo ti posso, a parte io sono fuori dalla scuola da tanti anni, però fino dalla scuola antica, quella che io ho frequentato da studente, i programmi non hanno mai impedito di parlare di storia contemporanea. Era un po' la prassi consolidata, ma non era vero che si doveva arrivare fino alla prima guerra mondiale, si poteva arrivare fino anche alla seconda guerra mondiale. Quando io ho fatto il liceo dai francescani a Figline, con il professore di filosofia e storia, molto rapidamente, ma comunque noi si arrivò fino alle fasi della seconda guerra mondiale, quindi non è che lo impedisse nessuno. Ora non ci sono più programmi nella scuola e quindi il programma è affidato al singolo insegnante, quindi all'insegnante ancora meno. Ci fu una riforma che fece il ministro Berlinguer che in qualche modo accorciava un po' i periodi e dava ancora più possibilità. Ma se ancora non ne parlano, allora la colpa a questo punto è della scuola proprio militante, perché no, ci sono moltissimi insegnanti anche nel nostro territorio, nel Val d'Arno, che portano i ragazzi in questi luoghi. Cioè, è fondamentale portare i giovani ad Auschwitz, parlare del nazismo, parlare del male assoluto, parlare di tutto ciò che è stato partorito nell'orrore durante la seconda guerra mondiale, ma a maggior ragione purtroppo una parte di quel male assoluto ce l'abbiamo sulla nostra pelle, a due passi dalle nostre case. Portiamoci, ragazzi. Ecco, io volevo toccare, però siamo quasi in fondo, quindi non tocco proprio nulla, una conclusione filosofica, cioè insomma la storia dell'uomo bene o male in qualche modo è sempre, se è vero c'è il male assoluto qui là sotto e sopra, ma voi siete proprio convinti, però mi rispondete perché non c'è più tempo, faccio solo una domanda tanto per lasciarla in aria, cioè che la memoria, lo studiare, la memoria, il ricordare, eccetera, porterà poi, prima o poi, ad un miglioramento, a un progresso etico, alla fine di queste cose, a una specie di paradiso terrestre, o
Io la penso diversamente, per esempio. Cioè, per me l'orrore di quest'ultima guerra mondiale è sempre lo stesso orrore che a cui si assisteva studiando la guerra fra Atene e Sparta, la guerra del Peloponneso, la sorte di questi disgraziati di ateniesi che furono, come dire, lasciati morire, torturati nelle miniere scoperte, insomma, a cielo aperto, eccetera. Ecco, questo io vorrei lasciare, siccome manca il tempo, vorrei lasciare la puntata con questa domanda, a cui ci avrebbero potuto rispondere i nostri ospiti, ma il tempo non ce ne l'hanno più e quindi c'è poco da fare. Vi ringrazio a questo punto. Grazie a voi. Naturalmente, sia Filippo che Emilio, vi ringrazio davvero perché siete due persone non solo di grande esperienza, ma anche ci avete messo cuore. Però, insomma, in televisione si può dare un input, no? Poi a qualcuno verrà un po' di curiosità. Vi lascio questi due librini che sono il Museo della Basilica per ricordo del Museo della Basilica di San Giovanni, il Museo di Arte Sacra, per ricordo della vostra partecipazione al Segno 7 e ricordo che le repliche della trasmissione, come al solito, saranno il sabato alle 9:10, la domenica a mezzogiorno e 10. La prossima puntata mercoledì 18 dicembre, 11 più 7, 18, sì, non ho sbagliato data, alla riscoperta dell'albero. Una volta si sarebbe detto degli alberi, va bene, uguale. In studio saranno ospiti Paolo Lati e Alessandro Bottacci. Non so se è in sovraimpressione, ma se vuoi vedere le puntate passate, anche degli anni precedenti, può andare sul nostro sito che è www.segno7.it, segno 7 con la cifra 7, perché se no non vi viene. Non mi resta altro che ringraziarvi della vostra attenzione, augurarvi la buonanotte e arrivederci alla prossima puntata mercoledì 18 dicembre e buon Natale da parte mia, insomma, perché ci sono altre puntate. Grazie.